Ma vediamo questa mail. Sì, è carina, interessante questa domanda di Alice sui germogli. Sì, questa domanda merita una video risposta. Guardate qui. Ciao, sono Simona Vignali, naturopata, e questo è il mio spazio dedicato alle vostre domande di salute naturale per una vita piena di energia, salute e positività. Mi scrive Alice da Reggio Emilia. Cara Simona, grazie per tutti i consigli che ci dai. Seguo ogni settimana i tuoi video che sono sempre chiari e completi. Oggi ti faccio io una domanda che mi incuriosisce parecchio. Ultimamente nei reparti delle verdure vedo delle vaschette di germogli. Mi puoi spiegare se davvero fanno bene, di cosa sanno e come si mangiano? Pensi che sia una buona idea? Grazie Alice delle tue parole. È bello che i miei consigli siano utili a migliorare la qualità della tua vita. È brava che mi dai l'occasione di parlare dei germogli che personalmente adoro. Cosa sono i germogli? Sono piccole piante ancora in crescita, nate da semi di ortaggi, cereali e legumi. Sono alimenti vivi e per questo sono quelli più ricchi in natura di energia vitale e nutrimento. Possibile che un piccolo germoglio sia più nutriente di una pianta adulta? In termini di micronutrienti, sì, hanno un valore nutritivo molto alto di vitamine, sali minerali, enzimi e aminoacidi essenziali che risultano particolarmente assimilabili dall'organismo. Ma come si mangiano i germogli? Qualcuno mi ha detto che ci ha provato e che sapevano di erba, qualcuno addirittura che sapevano di terra. Forse hai provato anche tu, Alice, e non ti sono piaciuti? Ma è ovvio, tranquilla, mangiati così non a tutti piacciono. Prima di spiegarti come mangiarli, voglio spiegarti bene perché sono tanto sani, così diventerai anche tu una fan di germogli, come me, e sei già su una buona strada se hai fatto questa domanda. Sai perché ho una particolare simpatia per i germogli? Perché hanno tantissimi enzimi, sostanze che stimolano tutte le cellule dei nostri organi a funzionare in modo migliore. Tutti noi dovremmo introdurre abbondantemente enzimi nel nostro organismo, e invece non se ne trovano più tanti negli alimenti industriali e nemmeno nella frutta e verdura fresca e matura a causa dei trattamenti subiti e della lunga conservazione. La carenza di enzimi non va sottovalutata, è una delle cause principali di stanchezza, problemi digestivi e intestinali, pelle spenta e mancanza di concentrazione. Se non introduciamo enzimi freschi con l'alimentazione, il nostro corpo li deve sintetizzare lui e questo causa un grande consumo di energia e affaticamento generale. Ti basta questo motivo per mangiare i germogli? Io direi di sì. E ce ne sono molti altri. Tutti i tipi di germogli contengono in percentuale molta clorofilla, che ha una composizione chimica simile a quella dell'emoglobina del sangue, quindi è antianemica, antiossidante, energizzante, utile alla circolazione di tutto il corpo. Hanno vitamine favorevoli al sistema nervoso e al sistema immunitario e minerali che danno energia e rendono l'ambiente interno più alcalino e quindi più sano. E per conoscere i benefici di tanti altri super alimenti, basta iscriversi al mio canale con un clic. E pensa Alice che i germogli potete farli a casa anche voi, risparmiando, ed è molto semplice, come spiego in questo mio video. Oppure potete trovare diversi tipi di germogli già pronti nelle vaschette come quelle che hai visto tu nel fresco dei supermercati più riforniti o nei negozi biologici. E allora come si mangiano i germogli? I germogli si mangiano prevalentemente crudi per preservare i loro nutrienti. Devi sapere che ogni germoglio ha un sapore diverso e si può abbinare ad altri cibi crudi o a cibi cotti in base al gusto. Per esempio, i germogli di alfalfa o erba medica hanno un sapore delicato, vanno bene nelle insalate miste, per esempio. I germogli di broccolo sono un po' più amarognoli e li consiglio vicino a verdure cotte, magari dolci come zucchine o carote. I germogli di barbabietola, dal sapore e dal colore più deciso, vanno bene vicino a un riso o a delle patate cotte.
I germogli di senape, molto piccanti, sono perfetti come farcitura di un panino o sulla pizza. I germogli di porro, dal sapore aromatico come il porro stesso, possono anche fare da condimento per una pasta originale e salutista. I germogli di soia, invece, è meglio scottarli un po' e insaporirli con spezie decise, per esempio come il curry. Alice, se vuoi inserire i germogli nella tua alimentazione e proporli in famiglia facendoli piacere anche agli altri, ti consiglio all'inizio di farti guidare dalle ricette di Serena Babbo, chef vegana e crudista, raccolte in questo libro che abbiamo scritto insieme. Trovi tutti i benefici dei germogli e tante ricette super colorate e super saporite. Per esempio, questa ricetta molto veloce che adesso ti descrivo. Per fare gli spaghetti con germogli di porro, fate cuocere la pasta a parte e nel frattempo tagliate i germogli di porro, tante piccole parti, e quando la pasta è pronta la condite con olio extravergine di oliva e mettete subito i germoglietti. Fatto! Vi stupirete del sapore! Mettete un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. In sintesi, ecco la tua risposta in un tweet. I germogli, così piccoli, sono i giganti dell'alimentazione, ricchi di nutrienti, clorofilla, enzimi vitali, tanto gusto, colore e salute. Adesso mi aspetto di leggere anche da te e dagli altri followers tante idee, proposte ed esperienze nello spazio dei commenti qui sotto. Visto quanti benefici questi germogli così piccoli? Alice, diventa anche tu e diventate anche voi tutti portatori sani di salute naturale. Condividete questo video con i vostri amici e sui vostri social. E sul mio sito, all'indirizzo nell'info box qui sotto, trovate tanti approfondimenti sull'alimentazione cruda e l'alimentazione sana. Anche voi avrete sicuramente tante domande per la vostra salute naturale? Scrivetemele nei commenti o via mail e le più interessanti avranno una video risposta. E iscrivetevi al canale, naturalmente. Ciao!